l'auro così. Frank Sinatra, On My Way, no? Giusto? Sì, io ho riconosciuto un pezzo di Mala Femmina. No, la Femmina era prima, ma dopo era quella di Panamore e Fantasia. Bellissimo. La vita è bella, pure. Questo è il racconto di Hoffman, che praticamente è troppo bello, meraviglioso. Dalle mie cogliate ho detto spartiture, proprio bella, ma io la musica non la conosco. Io sono a orecchio, ci sono il banjo a orecchio. Conosco la musica perché sono stato con la musica col maestro Capesante prima e l'altro che è venuto a Pasqua Lucia. I maestri di musica mi impiegavano al municipio per poter pagare, perché altrimenti i soldi non c'erano. Come ai tempi di Mussolini, le lavatrici erano impiegate comunale perché era gratis per tutto il paese.
Quindi Mussolini nelle sue leggi è stato molto intelligente, non è che se riguardiamo le sue cose, le hanno copiate tutti, non hanno copiato la bestia che ha combinato. Copiata male. Però io non lo so, io piccolo non posso giudicare. Poi per un periodo, perché erano tutti per l'Italia, anche mio padre era per l'Italia, tutti. E mio padre è venuto col camion che aveva, prima aveva i carretti, quelli che reguidavano, veniva l'autotrasportatore, sì. Carretto trasportatore, autotrasportatore, per i camion, eccetera. E siccome andavo alla piana a fare lavori, portavo materiale edilizio, poi tornavo a mettere frumento, e veniva questi viaggi bellissimi. E automaticamente Mussolini, quando ha saputo che c'era pericolo di essere chiamato sotto le armi, si caricava un camion di frumento e è passato da una specie di dazio che controllavano, ma lui lo conoscevano, e lo scrovò nella stanza nostra. E siamo vissuti con quel frumento. Io andavo al mugnaio a buttare la bambina, io non facevo andare a farina, e avevo a casa nostra via Marretti, dove oggi c'è la bottega dei bambinetti, questa è la casa che abitavamo per noi, c'erano 22 parenti di Catania sfollati, la nastra della luce da cavallo, in tutti i posti dormivano, perché poveri erano sfollati, ma mia mamma li accoglieva con tanto amore e mangiavano tutto, perché mia mamma è sempre cucina, mangiava del bene a queste persone.